Torna la passione per la bicicletta, spinta anche dai futuri incentivi. Maria Leitner. Erano gli anni 50 e la bici era il mezzo più usato per muoversi e andare a lavoro. Centinaia di biciclette varcavano i cancelli di Mirafiori. Si studiavano tecniche per evitare le forature e i tendalini per ripararsi dalla pioggia. In bici volava anche la fantasia. Si cantavano le gesta di Bartali e Coppi. 70 anni dopo riesplode la bicimania. Vado da sempre, da quando sono piccola. È la mia valvola di sfogo. Le mie ali della libertà. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Volare su due ruote pedalando con ardor sembra essere il leitmotiv dell'anno e i negozi dedicati sono presi d'assalto anche per ripristinare la propria bicicletta chiusa da tempo in garage. Tante persone dopo la pandemia hanno riscoperto la voglia di pedalare e quindi hanno portato tante biciclette a riparare, ma veramente tante, mai viste così tante in tutta la mia vita. 400.000 bici in più ci saranno quest'anno sulle strade e se continua così la preoccupazione è non riuscire a soddisfare la richiesta. Tra i volani che spingono sulla voglia di pedalare l'incentivo per l'acquisto, che non può superare il 60% della spesa con un massimo di 500 euro. Potrà essere fruito con un'applicazione sul web in via di preparazione sul sito del Ministero dell'Ambiente. Nell'attesa che diventi accessibile si raccomanda conservare la fattura. Dai, 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 dai. Il mondo del calcio dice addio a Gigi Simoni.